anche le donne meno attraenti vengono molestate. Roxane Gay risponde all'attrice Maim Bialik, secondo cui il fatto di non essere bella la rende immune da avances di uomini potenti. Ecco come la scrittrice ha smontato però le sue convinzioni. Nemmeno le donne meno attraenti o quelle in sovrappeso sono al riparo dalle molestie sessuali. Lo sostiene la scrittrice Roxane Gay, che ha risposto a un articolo scritto per il New York Times da Maim Bialik, attrice in Big Bang Theory, intitolato Essere femminista nel mondo di Harvey Weinstein. Quelle tra noi che, qui a Hollywood, non rappresentano uno standard irraggiungibile di bellezza, ha scritto Bialik, hanno il lusso di essere trascurate e, in molti casi, ignorate dagli uomini in potere. A meno che non possano far guadagnare loro dei soldi, ha scritto. Bialik ha aggiunto che, non facendo parte del gruppo delle più belle, non ha avuto quasi nessuna esperienza personale di uomini che mi chiedevano di incontrarli nelle loro camere d'albergo. Ma le sue convinzioni sono state smontate su Twitter dalla scrittrice e professoressa Roxane Gay. In un thread che ha già ottenuto oltre 3.000 like, ha scritto che nemmeno le donne non attraenti sono immuni dalle molestie sessuali. La gente ama credere che le donne grasse o non attraenti, ha twittato la scrittrice, non debbano subire molestie o violenze. Lo credevo anche io. Quando ero una bambina. Invece non siamo immuni dalle molestie. Ma non veniamo credute. Chi ti avrebbe molestato? Questo ci rende vittime più appetibili. Potrei tappezzare casa mia con le lingue degli uomini che si aspettavano da me gratitudine per avermi molestato. Quando gli uomini mi gridano qualcosa per strada e li ignoro, dicono, vaffanculo, sei comunque grassa, o qualche variazione sul tema. Lo sapevo già, grazie. L'unica cosa che generalmente riduce, anche se non arresta, le molestie è l'età, grazie a Dio. Quindi, se non sei stata molestata e pensi che sia a causa del tuo aspetto, sappi che non è così. Sei solo stata molto fortunata.